Mafia ha intercettato una riunione nelle campagne di Caltanissetta. Diversi indagati avrebbero fatto riferimento al rispetto di regole e principi. Caltanissetta ha procurato allarme, cinquantenne segnalato all'autorità giudiziaria dopo aver denunciato il furto dell'auto. Circolazione stradale e controlli della polizia nel Nisseno, accertate 48 violazioni. Incontro sulle problematiche dell'ospedale di Mussomeli, attenzioni puntate su organico e servizi. Bentrovati in studio con l'edizione di oggi del telegiornale. Apriamo parlando di cronaca. Mafia ha intercettato una riunione nelle campagne di Caltanissetta. Diversi indagati avrebbero fatto riferimento al rispetto di regole e principi. Sentiamo i dettagli nel servizio. Dopo la cattura del latitante Matteo Messina Denaro non si arresta l'attività investigativa da parte delle forze dell'ordine. Nella notte infatti è stata portata a termine un'altra operazione antimafia a Palermo, dove i carabinieri del nucleo investigativo del reparto operativo del comando provinciale hanno eseguito 7 provvedimenti cautelari, 5 in carcere e 2 ai domiciliari, nel mandamento di Pagliarelli e più precisamente nella famiglia di Rocca Mezzomorreale. Il provvedimento è stato disposto dal GIP di Palermo su richiesta della direzione distrettuale antimafia del capoluogo siciliano ed è stato eseguito tra Palermo, Riesi, in provincia di Caltanissetta, e Rimini. Gli indagati sono accusati di associazione di tipo mafioso ed estorsioni, con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare l'attività mafiosa e di essersi avvalsi della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva. L'indagine conferma le storiche figure di vertice del mandamento già in passato protagoniste di episodi rilevantissimi per la vita dell'associazione mafiosa, come ad esempio la gestione operativa della trasferta in Francia del capomafia deceduto Bernardo Provenzano per sottoporsi a cure mediche o la tenuta dei contatti con l'allora latitante trapanese Matteo Messina Denaro. Grazie alle intercettazioni e ai pedinamenti, i militari hanno anche ascoltato una riunione della famiglia tenutasi nelle campagne di Caltanissetta, durante la quale gli indagati hanno fatto più volte riferimento allo Statuto delle Regole di Cosa Nostra, un vero e proprio codice. In quel contesto si è registrato il costante richiamo degli indagati al rispetto di regole e dei principi mafiosi più arcaici, che sono considerati ancora oggi il baluardo dell'esistenza stessa di Cosa Nostra. Nell'ambito della conversazione captata dai carabinieri, si è più volte fatto esplicito riferimento all'esistenza del codice mafioso scritto, che regola la vita di Cosa Nostra palermitana. Gli arrestati dai carabinieri di Palermo nel corso dell'operazione antimafia di questa mattina sono Pietro, Gioacchino e Angelo Badagliacca, Marco Zappulla e Pasquale Saitta, mentre sono andati ai domiciliari Michele Saitta e Antonino Anello. Caltanissetta ha procurato allarme, cinquantenne segnalata all'autorità giudiziaria dopo aver denunciato il furto dell'auto. Un uomo di Caltanissetta è stato denunciato all'autorità giudiziaria per procurato allarme. Il cinquantenne ha dimenticato di inserire il freno a mano della propria auto lasciata in sosta, finita poi contro altri mezzi. L'episodio si è verificato qualche sera fa quando una volante della Polizia di Stato è intervenuta in una via centrale del capoluogo nisseno per una segnalazione di furto di auto. Il proprietario ha riferito agli agenti di aver parcheggiato poco prima la sua macchina, di essersi allontanato per una breve commissione e di non averla trovata più al suo ritorno. Dopo un breve giro in zona, i poliziotti hanno trovato l'autovettura rubata in una via perpendicolare a quella dove era stata parcheggiata, con le chiavi inserite nel quadro comandi e con il freno a mano disinserito, così che ha urtato altre auto in sosta. Dalla visione delle immagini estrapolate da un sistema di videosorveglianza presente nella zona, la polizia ha ricostruito l'esatta dinamica dell'incidente e dalle immagini è emerso che il proprietario del mezzo, una volta giunto con la propria auto, è sceso dalla stessa e si è allontanato. Ma poco dopo il mezzo, al quale non era stato inserito il freno a mano, ha iniziato a muoversi, prendendo velocità e finendo contro altri mezzi in sosta. Per fortuna nessuno è rimasto coinvolto nell'incidente. Intanto il conducente, oltre ai danni materiali causati alle altre autovetture, dovrà ora rispondere di procurato allarme per aver cercato di sottrarsi alle proprie responsabilità denunciando il falso furto della propria auto quando invece aveva dimenticato di inserire il freno a mano. Circolazione stradale, controlli della polizia nel Nisseno, accertate 48 violazioni. Gli equipaggi della Polizia di Stato, nel corso dei servizi di controllo del territorio eseguiti nel territorio provinciale lo scorso fine settimana, hanno accertato 48 violazioni in materia di circolazione stradale. 19 persone sono state sanzionate per mancata revisione del mezzo, 6 per mancata copertura assicurativa del veicolo,
5 per guida con patente scaduta, 7 per omesso uso della cintura di sicurezza, 3 per mancato utilizzo del casco protettivo e 8 per altre sanzioni. Tali controlli, attuati nell'ambito della quotidiana azione di prevenzione degli incidenti stradali, mirano alla sensibilizzazione degli utenti per l'affermazione di una cultura della guida sicura, data da un'intensificazione degli spostamenti e dal ritorno dei fenomeni di movida tipici del fine settimana. Avviati i lavori di restauro del casolare di Cinisi nel Palermitano, in cui il 9 maggio del 1978 fu ucciso dalla mafia il giornalista Peppino Impastato, si legge in una nota. Il cantiere è stato finanziato dalla regione siciliana con risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 per un importo complessivo di circa 126.000 euro. Il progetto di restauro del fabbricato e del terreno circostante espropriati ed entrati in possesso del patrimonio della regione nel 2020 è stato redatto dalla soprintendenza dei beni culturali e ambientali di Palermo, diretta da Selima Giuliano, oggi presente alla consegna dei lavori. La conclusione dei lavori è prevista a luglio. E cambiamo argomento. Incontro sulle problematiche dell'ospedale di Mussomeli, attenzioni puntate su organico e servizi. Continua a tenere banco la situazione dell'ospedale Maria Immacolata Longo di Mussomeli, in provincia di Caltanissetta. Lunedì pomeriggio si è tenuto l'incontro tra la direzione del nosocomio e le organizzazioni sindacali. L'attenzione si è concentrata sull'organico e sui servizi, mentre nello specifico, durante la riunione in cui era presente anche il sindaco di Mussomeli Catania, come recita il comunicato delle associazioni sindacali, sono state illustrate le novità relative al reclutamento dei medici extra-Unione Europea con l'introduzione in servizio in tempi rapidi presso le diverse unità operative dell'ospedale di Mussomeli, con buone possibilità che rimangano in servizio oltre la fine di quest'anno. La problematica relativa alla carenza di anestesisti verrà invece fronteggiata con il reclutamento di anestesisti a gettone, mentre per quanto riguarda il servizio di endoscopia digestiva potrebbe essere garantito con almeno 2 sedute a settimana dalla responsabile del servizio endoscopia di San Cataldo. Poi, a margine dell'incontro, continua il testo delle associazioni, si è analizzata la situazione del personale ausiliario evidenziando come altre ASP, ad esempio l'ASP di Messina, abbiano deliberato la riqualificazione del proprio personale con oneri a totale carico dell'ente. Infine, conclude la nota delle associazioni sindacali, si è ricordato la necessità di restituire alla collettività i locali che ospitavano il centro di igiene mentale di via Palermo, che necessitano di parecchi lavori strutturali, ma che una volta risanati potrebbero essere utilizzati per ospitare servizi dell'ASP, quale per esempio un centro diurno per malati di Alzheimer. Prevenzione degli infortuni domestici, nota della Direzione Regionale dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro. Prevenzione infortuni domestici in Sicilia conto alla rovescia per tutelare le casalinghe. Essere esposti a rischi lavorando in casa è quanto accade in particolari condizioni tipiche dell'ambiente domestico, che spesso sono sottovalutate e a volte una piccola imprudenza o distrazione durante l'uso di elettrodomestici, detergenti o prodotti chimici è la premessa a incidenti quotidiani, che possono anche avere gravi conseguenze. La polizza, istituita nel 1999, è stata migliorata con la legge di bilancio del 2019 che ne ha esteso la tutela ed ha abbassato dal 27% al 16% il grado di inabilità permanente necessario alla costituzione della rendita ed introducendo una una tantum rivalutabile se l'inabilità permanente è tra il 6 e il 15%. Ammonterà così a 337,41 centesimi di euro. In caso di assistenza personale continuativa è stato anche riconosciuto l'assegno mensile per chi è in condizioni particolarmente gravi, mentre in caso di infortunio mortale l'assegno una tantum ammonta a 10.742,76 centesimi di euro. In caso di iscrizione e di rinnovo, cosa dovranno fare le persone? Chi è già assicurato riceve una lettera dall'INAIL con l'avviso di pagamento PagoPA, precompilato con i dati anagrafici e l'importo da versare entro fine mese. La copertura assicurativa inizia dal 1 gennaio se il pagamento è effettuato entro il 31 gennaio. Se il versamento è effettuato dopo questo termine, l'assicurazione decorre dal primo giorno successivo al pagamento. Per la prima iscrizione è invece necessario accedere al servizio online dell'Istituto tramite SPID, CIO, CNS e compilare la domanda di iscrizione e richiesta con avviso attendendo la mail di conferma. Chi ha un reddito annuo lordo
fino a 4.648 euro o un reddito familiare complessivo lordo che non supera i 9.296 euro, è esonerato dal pagamento del premio e dovrà semplicemente presentare un'autocertificazione utilizzando i servizi telematici dell'istituto. E adesso parliamo di agricoltura. L'assessore regionale Luca San Martino, nuovo bando per finanziare l'ammodernamento delle aziende. Pronti nuovi finanziamenti per l'ammodernamento delle imprese agricole siciliane, con fondi del PSR, grazie a un avviso che permetterà lo scorrimento delle graduatorie di due precedenti bandi. Lo dice l'assessore regionale all'agricoltura Luca San Martino, annunciando la pubblicazione dell'avviso prevista per domani, relativo a due bandi della sottomisura 4.1, Innovazione e ammodernamento delle aziende agricole del programma di sviluppo rurale. Con questo nuovo avviso legato alla riprogrammazione finanziaria del PSR, che permetterà di avere disponibili fino a 150 milioni di euro, spiega San Martino, si estende la possibilità di accedere ai fondi previsti dalla misura a chi è interessato e alle condizioni e l'interesse per la realizzazione dell'investimento. Le aziende potranno rimodulare i loro progetti per sopravvenute esigenze, per nuovi orientamenti del mercato e tenere conto dell'incremento dei costi di investimento causati dal conflitto russo-ucraino. I progetti finanziabili riguardano i nuovi impianti arborei o la riconversione varietale di quelli esistenti, miglioramenti fondiari e sistemazioni idraulico-agrarie, spietramenti, terrazzamenti, recinzioni, viabilità aziendale ed elettrificazione, serre e tunnel per colture protette e florovivaismo, realizzazione o ristrutturazione di strutture per allevamenti, stile stalle, ricoveri e recinzioni, e miglioramento delle condizioni di igiene e benessere degli animali. Acquisto di macchine, attrezzi agricoli e attrezzature per trasformazione, convezionamento e commercializzazione dei prodotti, esempio oli e formaggi, e realizzazione di punti vendita aziendali e sale degustazioni, e realizzazione di opere per l'irrigazione. Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro il 28 febbraio 2023. Saranno quattro i corsi finanziati dalla Regione Siciliana con le risorse del Fondo Sociale Europeo per la formazione del personale destinato alle navi di una società di crociere. Lo annunciò l'assessore alla formazione professionale Mimmo Turano. L'obiettivo è quello di formare quattro diverse figure professionali: animatore, animatore bambini e ragazzi, tecnico dell'intrattenimento e addetto alle escursioni. I posti a disposizione saranno 15 per ognuno dei quattro corsi. Le iscrizioni sono aperte sino al 10 di febbraio. Ulteriori informazioni saranno disponibili sul sito della Regione Siciliana. E adesso Guardia di Finanza, cerimonia di giuramento individuale a Caltanissetta. Questa mattina, nella sala briefing della caserma Evagnes, ha avuto luogo la cerimonia del giuramento individuale di fedeltà alla Repubblica Italiana di 10 neopromossi sovrintendenti e 3 neofinanzieri assegnati al Comando Provinciale di Caltanissetta. Davanti alla bandiera italiana e al comandante provinciale, il colonnello Stefano Gesuelli, hanno prestato solenne giuramento 10 neopromossi sovrintendenti e 3 neofinanzieri. Nel corso della cerimonia, il comandante provinciale ha sottolineato che con il nuovo giuramento di fedeltà alla Repubblica e ai principi di disciplina ed onore, i neopromossi rinnovano in maniera più fervida e sostanziale l'adesione all'insieme dei valori più profondi racchiusi nel patrimonio etico del corpo, per proseguire con nuovo slancio nelle attività di servizio a tutela dei cittadini, delle istituzioni e dell'economia legale. A margine della cerimonia sono state consegnate delle ricompense per lodevole comportamento e particolare rendimento in servizio al capo ufficio comando, il tenente colonnello Sergio Cerra, al comandante del gruppo di Gela, il maggiore Michele Bellopede, e al comandante del nucleo operativo presso il gruppo di Caltanissetta, il tenente Ruben Gravante. Disegni spettinati nel ricordo di Oscar Dell'Aira, parlano i figli Federica e Ruben. Nella splendida cornice di Palazzo Moncada, per una settimana dal 22 al 28 gennaio, verrà omaggiato Oscar Dell'Aira, artista nisseno recentemente scomparso, cui verrà ricordata la sua vita artistica attraverso i suoi disegni e i suoi schizzi raffiguranti i suoi amici, la satira e la sua città. La mostra, dal titolo Disegni spettinati, è stata patrocinata dal comune di Caltanissetta con il benestare della famiglia di Oscar Dell'Aira, di cui abbiamo ascoltato i figli Federica e Ruben. Questa mostra è nata perché mio papà ha sempre disegnato per tutta la sua vita, ha disegnato per tutti i suoi amici, anche persone che incontrava durante i suoi viaggi, ha
a chiunque praticamente ha sempre regalato un disegno, quindi spontaneamente è nata la proposta di questa mostra e noi abbiamo assolutamente, cioè siamo stati molto contenti di questa proposta da parte del sindaco, quindi abbiamo appoggiato questa richiesta. E il nome della mostra, Disegni Spettinati, deriva dal fatto che lui ci teneva sempre ad aggiungere magari dei pensieri filosofici che chiamava pensieri spettinati, che non erano magari, erano delle divagazioni, dei voli pindalici li chiamava, e anche questa mostra quindi raccoglie tanti pensieri e l'abbiamo chiamata così, Disegni Spettinati, per questo motivo. Un ricordo di papà, allora sicuramente lui ci teneva in realtà molto ad essere pettinato, quindi possiamo aggiungere che spettinati sicuramente non si riferiva ai capelli, perché anche a noi ci teneva sempre che fossimo in ordine e tra l'altro faceva sempre anche delle caricature sulle foto, ad esempio, delle vignette, e mi ricordo questa vignetta di quando avevo 10 anni con i capelli molto lunghi con scritto tipo che bello shampoo, una cosa del genere. Questa mostra nasce con l'idea di ricordare nostro papà, che comunque ha tanto amato la sua città e per la quale ha fatto chiaramente tante caricature, tanti disegni con sempre insomma affetto e grande sentimento proprio per la sua patria. E Spettinati, diciamo, la mostra si chiama Disegni Spettinati perché è una raccolta di insomma diversi disegni senza una particolare tematica comune. Vuole essere un pochino una raccolta un po' anche informale, se vuoi, no? Di diversi anni, di tutta la sua insomma vita artistica qui a Caltanissetta e dintorni, insomma. Il restauro degli affreschi del Borremans nella cattedrale di Caltanissetta, un omaggio ad una concittadina illustre, Maria Luigia Stella Spampinato. Sentiamo i dettagli nel servizio. Venerdì sera, presso l'atrio della Fondazione Sicana, si è tenuto un incontro formativo per parlare del restauro degli affreschi del Borremans nella cattedrale di Caltanissetta. L'incontro è stato un omaggio a Maria Luigia Stella Spampinato, già direttrice della Scuola di Alta Formazione dell'Istituto Centrale di Restauro a Roma. Con questa occasione, appunto omaggiando la lunga carriera professionale della dottoressa Spampinato, parleremo degli affreschi della Cattedrale, del restauro degli affreschi di Borremans, proprio perché nel 2000, quando la soprintendenza eseguì questo intervento di restauro, la dottoressa Spampinato seguì l'intero intervento con una sorta di supervisione, essendo lei appunto la direttrice dell'Istituto Centrale di Restauro. Forse un po' tutti i nisseni, visitando la cattedrale, o meglio entrando in cattedrale, quasi non li notano più, ci siamo, come dire, assuefatti, e invece sono davvero un tesoro d'arte a livello mondiale. È un ciclo di affreschi molto molto complesso, ci sono tantissime scene articolatissime con uno stile che ha contraddistinto il Borremans, che è vero un artista, davvero un artista fiammingo, sì, però si è fuso con quella che era la cultura artistica italiana del suo tempo. È stato in Sicilia dal 1715 fino alla sua morte, al 1744, e ha operato a Caltanissetta proprio per decorare la volta della cattedrale. Della cattedrale di Caltanissetta, che ha avuto una storia architettonica complessa, perché diciamo che è durata fino ad ora 500 anni la costruzione, fra inizio del plesso e poi varie aggiunte. La facciata avvenne nel 700, la cupola negli anni 50 del 900, e poi nacquero dei problemi statici e li abbiamo affrontati con complessità di alto rilievo. Andiamo adesso allo sport. Nissa, tesserato un giovane difensore centrale, Enrico Mancuso, nisseno, classe 2005, ex Turris. È cresciuto col sogno di indossare la maglia della sua città
ed è un giovane nisseno di belle speranze. Enrico Mancuso, classe 2005, difensore centrale all'occorrenza anche esterno basso, è dunque da oggi un nuovo giocatore della Nissa. Ha cominciato con la CL Calcio, poi Nissa e San Cataldese Under 19 e di recente la Turris, sia Under 19 che Primavera. Mancuso ha avuto tante richieste, ma il cuore lo ha spinto ad indossare la maglia biancoscudata. Oggi il primo allenamento agli ordini di Alessio Sferrazza, che riprendono dopo la sconfitta bruciante di domenica scorsa nel derby contro l'Agragas. C'è ancora molta delusione in casa Nissa per una sconfitta avvenuta nei minuti di recupero e dove la squadra non ha demeritato contro l'attuale capolista. Ma adesso bisogna pensare al presente, alla partita di sabato prossimo in trasferta sul campo della Parmonval. Non un incontro facile per i biancoscudati che nelle ultime due sfide hanno visto ridimensionati i loro sogni di playoff con due sconfitte e zero gol segnati. Partita delicata per gli uomini di Alessio Sferrazza che dovranno cercare di uscire dalla trasferta palermitana con i tre punti per eliminare le tossine e per alimentare quei sogni di grandezza che la società si augura nel prossimo futuro. E ancora sport basket, l'Invicta vince contro il Messina e sogna il salto di categoria. Con il risultato di 93-64, l'Invicta batte il Messina e avvicina il sogno promozione che potrebbe concretizzarsi già nel prossimo weekend a Cefalù. Gli uomini del coach Spena hanno condotto la gara dall'inizio alla fine, senza mai subire gli avversari e facendo divertire le tante persone che erano presenti al Pala Cannizzaro, nonostante le rigide temperature. Il Messina si è fatto avanti solo negli ultimi due tempi del match, con un'Invicta che controllava e già sicura della vittoria finale. A fine gara abbiamo ascoltato le parole del coach Giuseppe Spena e del capitano Calogero Zarbo. Il tabellone regge da che abbiamo vinto nettamente. La soddisfazione è stata vedere i ragazzini in campo sin dai primi minuti. Voglio sottolineare la prova di Mattia Lachina, in 2006, che è entrato titolare con tanta personalità. Il nostro obiettivo è giocare ogni partita. Noi ci alleniamo costantemente da giugno e continueremo così. Non abbiamo fatto pause anche nel mese che il campionato è stato fermo per la pausa natalizia. E continueremo ad allenarci duro ogni allenamento perché per noi ogni partita è la partita. L'Invicta non si può più nascondere questa. Noi non ci siamo mai nascosti perché è una squadra che si allena da giugno e ha solo 14 giorni liberi durante l'estate e inizia il campionato senza timore andando a giocare in campi come Sant'Agata. Noi non ci nascondiamo, noi giochiamo ogni partita dando il massimo. Perché nasconderci se stiamo lavorando? Chi lavora non si deve nascondere. Noi stiamo lavorando e continueremo a lavorare. Poi alla fine dell'anno si tirerà la linea di somma. Colgo l'occasione per ringraziare la città, ma è un ringraziamento di cuore perché vedere esultare 400 persone, 500 persone è una cosa che riempie il cuore di gioia e stimola di più i ragazzi a dare il meglio. Noi all'inizio dell'anno ci siamo posti un obiettivo, quello di superare quello fatto l'anno scorso e penso che fino a qui l'abbiamo dimostrato. Ora la prossima partita sarà, diciamo, non decisiva ma tra quelle più importanti, quindi stiamo cercando di mantenere la striscia positiva e speriamo bene. Bene, era questa l'ultima notizia per oggi, non ci sono ulteriori aggiornamenti. Ci rivediamo nelle prossime edizioni del telegiornale. Intanto vi lascio al meteo e le notizie di pubblica utilità e come sempre grazie per averci seguito. Amici Trebimeteo, bentornati a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di mercoledì, che ancora vedrà un centro di bassa pressione attivo sul Mediterraneo centrale e andrà a interessare principalmente il sud dell'Italia con altre piogge e altre acquazzoni, mentre nel resto del paese situazione che sta piano piano migliorando. Controlliamo la nuvolosità attesa dalle nostre parti con nuvole appunto sulle isole e poi in estensione anche alle regioni meridionali, però vi segnalo ancora qualche annuvolamento al nord-ovest, in Emilia-Romagna, sul Medio Adriatico, ma
lì con poche conseguenze. Controlliamo infatti le precipitazioni attese sull'Italia con qualche goccia di pioggia al mattino al nord-ovest, a ridosso dell'Appennino centro-settentrionale, ma soprattutto piogge e acquazzoni sulle isole maggiori, in estensione poi, come vi dicevo a fine giornata, anche al sud peninsulare. Quindi in definitiva ci attende una giornata, quella di mercoledì, molto variabile in Sardegna, Sicilia, con questi temporali che poi alla fine del giorno raggiungono anche Calabria, Basilicata e Puglia. Qualche nuvola al mattino anche al nord-ovest, Emilia-Romagna e Medio Adriatico, qualche gocciolina di pioggia, ma precipitazioni che si esauriscono col passare delle ore. Per tutti i dettagli comunque sulle vostre località consultate l'app di Trebi Meteo. Servizi di pubblica utilità. Farmacie di turno, Caltanissetta. Servizio diurno, Scarantino, via Paolo Emiliani Giudici. Servizio notturno, Scarantino, via Paolo Emiliani Giudici.